americana, quindi neve, Natale, tempo di regali. Vi mostrerò, vi suggerirò qualche idea per qualche regalo, diciamo, originale. I due hanno sapore praticamente tecnologico, del resto la tecnologia oggi pervade ogni aspetto della nostra vita, della nostra quotidianità. E un altro regalo invece che guarda un po' indietro negli anni, un po' vintage, ma che è ritornato di grandissima attualità, di grande moda. È un regalo che a molti della nostra generazione ricorderà dei Natali divertenti piuttosto che dei momenti divertenti. Ed è anche un po' un ritorno all'analogico. Come abbiamo detto qualche puntata fa, l'analogico oggi sta vivendo un grande momento di revival. L'analogico inteso come il vecchio vinile piuttosto che le foto in pellicola, e questo regalo che vi mostrerò vi racconta proprio di questo, di come eravamo negli anni 70. A dopo. Eccomi, buongiorno. Parlo sottovoce per non svelare la sorpresa dei regali. E come vi dicevo prima nell'anteprima, voglio indicarvi tre idee del regalo. Due hanno un aspetto prettamente tecnologico, perché come del resto oggi senza la tecnologia, anzi il regalo oggi è quasi sinonimo di tecnologia, e a parte le solite cravatte piuttosto che i cappelli di lana, guanti, che ormai sanno un po' del regalo del nonno. Mentre il terzo regalo è un regalo che molti di voi farà sorridere e soprattutto ricordare. E anzi, voglio partire proprio da questo, da questo regalo che molti di voi sorrideranno nel vederlo, piuttosto che... Eccolo qua. Ta-da! La Polaroid, pensate, la Polaroid torna di gran moda, quello che molti di noi avevano dato per spacciato, per morto o completamente defunto. E invece moltissimi giovani si stanno incuriosendo, si stanno avvicinando a questo oggetto abbastanza misterioso, come fa a sviluppare e a stampare in maniera così istantanea. Ebbene, questa è una tecnologia che molti di voi sanno appunto risale agli anni 60, ed era molto in voga da noi negli anni 70 piuttosto che 80, e sono sicurissimo che tanti di voi, così come me, abbiamo qualche vecchio modello infilato in qualche cassetto, in soffitto o piuttosto che in cantina. Pensateci bene, tiratele fuori, o se non le trovate più, ecco quella proposta, eccola qui, della Polaroid 600, che permette di scattare e di sviluppare immediatamente. Vabbè, non vi sto a raccontare le caratteristiche, perché più o meno tutti quelli che hanno capelli bianchi o poco meno sanno che cos'è. E per i giovanissimi è veramente una roba allettante piuttosto che divertente. Altro regalo, gli altri due regali invece, vi dicevo, parlano di tecnologia. E allora, per chi fa riprese col cellulare e spesso sono una roba inguardabile, o piuttosto per chi ama sempre farsi il tabolo, non muoverti, per chi ama farsi i selfie, un regalo di una grande tecnologia. È uno stabilizzatore di ripresa, uno gimbal come si chiamano, per iPhone. Questo oggetto qui vi permetterà di sciare piuttosto che andare in moto, piuttosto che andare in bicicletta, riprendendovi e soprattutto facendo delle riprese con un effetto cinematografico e con una qualità dal punto di vista delle vibrazioni, intendo. Perché questo, ripeto, questo è un oggetto che serve a stabilizzare le immagini e il movimento. Quindi se state camminando, se state andando in bicicletta, in qualunque modo, questo oggetto servirà a stabilizzare le immagini. Ecco, ma vediamo com'è fatto. Oh, apriamolo.
Eccolo qua. Questo è la scatola, molto bella, devo dire, molto ben curata. Ed ecco, l'oggetto, ecco qui. Ci sono tutti i suoi vari incartamenti. Ecco qui l'oggetto. Oh, si presenta in una bellissima custodia, tipo, sembra tipo neoprene. E qui c'è l'oggetto dei desideri. Sono anch'io molto curioso di provarlo, perché anch'io spesso uso il cellulare con risultati abbastanza scadenti. Allora, vediamo come si usa. Ecco qua, guardate. Come gira. È pronto per riprendervi. Bello, eh? Ecco, questo oggetto qui vi permetterà di correre, di andare in bicicletta o, se volete, anche in moto, se c'è qualcuno ovviamente che guida, o sciare. A volte è capitato, anche a me è capitato, di col bastoncino di prendermi mentre scio. Ecco, questo oggetto qui vi permetterà delle riprese veramente di livello professionale, perché ha una qualità di stabilizzazione dell'immagine notevole. Guardate come, vedete? Per quanto io, ecco, diciamo, possiamo fare una prova, vedete? Vedete come rimane sempre in orizzontale, in maniera, vedete? Questo permette di correre e avere sempre un punto fisso di ripresa, vedete? Eccolo. Ed è un oggetto veramente bello, ben fatto, ben curato e soprattutto ha una validità, diciamo, di funzione, fatto veramente bene. Questo oggetto qui è un po' legato al terzo regalo che sto per mostrarvi, perché in fondo il prossimo regalo si può utilizzare anche con questo oggetto qua, ma vediamo di cosa si tratta. Spegniamo al terzo regalo, che è uno di quelli che io amo di più. Eccolo qua. Ta-da! GoPro della serie Session, cioè è una piccola GoPro che è già protetta, che non ha bisogno della sua protezione, perché è già protetta per può essere messa in acqua fino a una decina di metri, non sono sicuro, però comunque sono certo che può andare sott'acqua. Potete utilizzarla sulla moto, sulla macchina, e qualunque cosa, non teme schizzi, non teme fango, non teme l'acqua. Come vedete là, eccolo qui. Vedete, ha una sua protezione, un suo vetro di protezione, e poi un cubotto che potete installare e mettere in qualunque angolo. Altra cosa divertente è che riprende fino a 60 fotogrammi al secondo, permettendovi quindi di fare un rallenti, uno slow motion, niente male. E anche la qualità video non è affatto male, ha un suo microfono interno. Bene, questi sono regali che si aggirano sui 150-200 euro, e credo che siano regali più o meno alla portata di tutti, e soprattutto hanno un fortissimo contenuto tecnologico, perché provate a immaginare questa piccola scatolina cosa non riesce a riprendere, cosa non riesce a fare. E tutti ormai non ci rendiamo conto di quante immagini vediamo in televisione dovunque riprese da questo piccolo oggetto, da oggetti del genere. Va bene, vi ringrazio tanto, vi auguro, io e Babbo, vi auguriamo buon Natale e ci vediamo l'anno prossimo. Auguri, buone feste.